Salve ragazzi, molti di voi già mi conosceranno per i miei racconti di viaggio. Questa volta mi presento in internet con un ruolo differente dal mio abituale, ovvero mi presento in internet con il ruolo di webmaster per raccontarvi quello che sarà il futuro del SEO professionista in internet. Ecco, per fare ciò chiaramente ho bisogno che mi indossi il mio cappellino da SEO, lo faccio subito. Ecco, con il cappellino da SEO Webmaster sono a posto. Allora, vi voglio raccontare quello che sarà il futuro SEO in internet. Ve lo dico quasi come un precursore di tutti i tempi, perché è in questo aspetto che ci andiamo ad orientare, però ancora non si è visto grande movimento in questa direzione. Il futuro SEO per i webmaster che si cimentano in internet è una parola sola. Questa parola è schema.org. Schema.org è un sito che detta la semantica di come deve essere un sito internet nel futuro. Schema.org è un sito importantissimo. Se andiamo a vedere nel WHOIS chi sono i proprietari di schema.org, vediamo che il proprietario è Google stessa. È un sito che ci permette di capire e comprendere come i motori di ricerca vogliono il costrutto della pagina. Ecco, io nel mio content management system che sto sviluppando, sicuramente è il migliore che esiste in rete, ho già implementato tutti quelli che sono i dettami di schema.org per quelli che sono gli iscritti al sito, le immagini, le foto, i contenuti. Ecco, una cosa molto importantissima per chi guarda l'aspetto SEO da qui all'avvenire, seguire quelli che sono i dettami della semantica del sito rispetto schema.org. Per fare questo, occorre innanzitutto che il vostro sito sia scritto in HTML5. Se così non fosse, non sarà possibile implementare appieno queste nuove funzioni perché il vostro sito presenterà degli errori di validazione. È importante quindi da prima convertire il vostro sito internet in HTML5. Anche l'HTML5 dà uno step in più rispetto all'HTML tradizionale o all'XHTML 1.0 che noi tutti conosciamo, perché ci permette di stabilire quali sono i vari compiti delle varie parti della pagina. Ecco, questo aiuta tantissimo il motore di ricerca. Abbiniamo l'HTML5 a quelli che sono i dettami di schema.org, avremo un sito web veramente SEO compatibile. Ecco, questa è un po' un'indicazione che io vi ho voluto dare. Sicuramente fra un mese, due, fra un anno sarà un'indicazione superata. Chiunque vedrà questo video dirà: beh, sono banalità. Però io vi voglio imboccare sulla strada giusta fin dall'inizio. Ecco, io in questi giorni ho convertito il mio content management system in HTML5 e ho implementato appieno al 100% tutte quelle che sono le specifiche di schema.org. Ecco, questo vuol dire dare un'occhiata al futuro, incominciare a sviluppare tenendo conto di quelli che sono i dettami che imporranno in internet certe regole per quanto riguarda la semantica della pagina. Ecco, questo mio video finisce qua. Saluto tutti quelli che mi seguono.